Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti ascoltatori di RadioScience.it. Ritorniamo dopo un casino di assenza, a dire la verità, col nostro consueto appuntamento del giovedì sera con Social Evolution. Cosa faremo questa sera? Andremo un pochino a conoscere, a scoprire chi si nasconde dietro le nostre pagine preferite, diciamo le mie pagine preferite almeno. Partiamo da questo, poi vediamo se vi piaceranno. Questa sera abbiamo deciso di dare un taglio diverso al solito. Vi abbiamo abituato a pagine goliardiche, leggere e quant'altro. Questa sera faremo un pochino i culturalmente elevati, ma chi lo sa, adesso vedremo se ce la facciamo, perché vi ricordo che il conduttore sono sempre io, quindi ho paura che farò fatica a tenere testa all'ospite, ma prima di iniziare do subito la parola a Saiuzzolo. Ma stasera Saiuzzolo c'è? Ce l'abbiamo, caro Saiuz? Ma certo che ci sono. Buonasera, 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 buonasera a tutti quanti dal vostro Saiuz qui. Un caloroso abbraccio a tutto il condominio di Radio Saiuz. Ma sai che Saiuz entra soltanto per fare la lista della spesa. Quindi, cari esatto. Amici, siamo presenti su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Radio sempre da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Ovviamente siamo presenti anche sul nostro sito Radio Science e Radio Science Classic. Per quanto riguarda la web TV stiamo cercando di partire su Facebook, ma ci sono dei problemi tecnici, ma siamo già sul live stream e sul canale web TV Radio Science sul sito. Mi raccomando la nostra chat, la chat è comune a tutte le web radio del network. Luca, la palla è tua. No, aspetta, ti sei dimenticato di Dailymotion. Siamo in onda anche su Dailymotion. L'ho fatta apposta, che non è una parolaccia, ricordiamolo, perché questa cosa io non la conoscevo. Ricordiamo che quindi siamo la radio più seguita in tutto il Botswana, probabilmente, ma detto questo, torno quindi, caro Saiuzzolo, sei finito con la tua lista della spesa, vedo che questa sera ti sei Vai portato tranquillo. Anche testa. Ti sei portato anche testa di caso, quindi siete veramente al completo. Vi dividete la sedia questa sera, noto. Detto questo, diamo giusto qualche indicazione per chi non ci conoscesse, o insomma anche per chi ci conosce. Vi ricordo che potete scrivere sulle chat, sulla chat presente su radioscience.it, dal momento che Facebook mi pare che sia in divenire, non ho ben capito se lo ripristineranno o meno. Mi raccomando, fate tante domande, perché questa sera l'ospite ha detto che vuole parlare tanto, quindi scherzo a parte. Vabbè, banda alle ciance, io presento quindi subito l'ospite di questa sera. Ciao Elvira, come stai? Molto bene, grazie, buonasera a tutti. Non è vero che voglio molte domande. Però sei partito con la voce impostata, ti sei preparato questa introduzione tipo da una settimana probabilmente. Non è vero. No, scherzi, sto ironizzando. Tra l'altro guarda, mi è arrivata adesso una notifica che siamo anche su Facebook, quindi vedi, cioè, hanno i potenti mezzi della radio hanno permesso anche questo. Va bene, dai, scherzi a parte, come stai? Tutto bene? Bene, veramente bene. Non so da voi, ma qui a Milano siamo in clima tropicale, ecco. Ho visto un cammello prima attraversare la strada, quindi credo che sia un male comune. Va bene, no, insomma è importante, ecco, cioè, ti ho già geolocalizzato in qualche modo, abbiamo già capito un pochino di dove sei, quindi già proviamo un pochino a conoscerti meglio. Perché ti abbiamo invitato questa sera? Perché tu sei l'amministratrice, credo anche la creatrice di questa pagina che tratta di storie. Esattamente come si chiama questa pagina? La storia viva.
La storia viva è un nome che avevo pensato già tipo 20 anni fa e poi stranamente 3 o 4 anni fa, con l'avvento di Facebook, è diventata questa cosa. La storia viva per tanti motivi. Se vuoi incomincio a raccontarteli, se no li scopriremo. No, guarda, è bella questa cosa, sei già partita, cioè, se vuoi sotto mano è tipo una scaletta, cioè, già assolutamente, assolutamente. Anzi, no, bellissima questa cosa. Se vuoi ti racconto i motivi che mi hanno portato. No, beh, intanto ragioniamoci un attimo. La storia viva, cioè, facile, parla di storia, fino a qui scopriamo l'acqua calda, però effettivamente è anche un po' come ne parla, nel senso che la quantità di materiale anche che trovo sulla tua pagina è veramente invidiabile. Mi stavi dicendo che appunto mi stavi un pochino raccontando come è nato tutta questa nuova esperienza, via, questa avventura. Sì, allora è nata veramente eoni fa, nel senso che a me è sempre piaciuta la storia. Da bambina mi è capitato per le mani un libro, tra l'altro un Oscar Mondadori, un libro molto, molto economico, molto piccolo, così, che però si intitolava Civiltà al Sole, che parlava di archeologia, e ho deciso, sono andata a mia mamma e ho detto io voglio fare l'archeologa. Ci hanno messo moltissimi anni nel tentativo di dissuadermi, ci sono anche riusciti. Ma poi infatti io faccio tutto, ho fatto tutto un altro percorso scolastico universitario, però poi alla fine si torna sempre alle proprie passioni. Sì. E, diciamo che ho girato intorno a questa cosa parecchio tempo, perché io ho questa visione della storia, che mi accorgevo che era diversa da quella che mi propinavano a scuola e anche da quella non so, che trovavo su molti testi, piuttosto che anche conversando con qualcuno. Non che fosse facile conversare di questi argomenti, però che per me, cioè, io mi immedesimo fondamentalmente nei personaggi storici di cui leggo, cerco anche di capire quello che non c'è scritto, e quindi la ricerca, cioè immaginarseli, immaginare come fossero vestiti, come agissero, come si muovessero, in che ambiente si muovessero, come parlassero, no? Li vivi praticamente, cioè letteralmente. Sì, mi ha sempre toccato molto nel profondo, un po' di qualunque epoca, cioè ho sempre cercato di guardare le cose in questo modo, no? E quindi la storia viva già si comprende. Poi, abbastanza di recente, insomma, si parla comunque di un paio di decenni, comunque, sì. Per me il recente è molto... È recente, no, mi raccomando, perché ci ascolta anche Saiuz, quindi in mezzo agli ascoltatori c'è anche lui. È emerso questo termine nel mondo anglosassone della rievocazione, in particolare, che è living history, che sarebbe traduzione letterale storia vivente, in realtà comunque si avvicina molto alla mia storia viva, e che è appunto una forma di rievocazione storica in cui il rievocatore tenta proprio di fare questa operazione, e quindi a partire dall'abbigliamento, dagli accessori, dagli strumenti, di rivivere un qualsiasi personaggio, ma non necessariamente famoso. Anche, voglio dire, un contadino, un artigiano, un pintore, qualunque cosa, ricostruendo cose che di fatto sono difficilissimi da ricostruire, e io infatti mi sono un po' riavvicinata alla storia facendo rievocazione, anche se ero in totale disaccordo con come si faceva 20 anni fa, che era un po' più un modello carnevale, perché ho sempre cercato questa cosa filologica, no? E niente, quindi una sera sono impazzita, ho creato questa pagina. Ecco, una sera di quanto tempo fa? Perché poi effettivamente se Facebook sembra che esista sì, da sempre, ma non è così, è nato qualche annetto fa, e se non sbaglio la tua pagina direi che ha poco meno di 4 anni, correggimi se sbaglio. Il 13 ottobre del 2013. Perché appunto io mi sono iscritta a Facebook come la quasi totalità degli italiani nel 2008, è stato il grande boom,
Beh, mi sono divertita un po', no? Si fa quello che fanno un po' tutti, si cerca i vecchi compagni, sai, queste cose così. Sì, le cene di classe. Sì, no, queste, le vecchie foto, che bello, i video, Però, insomma, mi ha annoiato anche abbastanza in fretta. E visto che era comunque una vetrina pubblica, ho incominciato sul mio personale profilo a condividere le cose che interessavano a me. E quindi conferenze, convegni, feste, rievocazioni, appunto, così, ma avevano poco seguito, francamente, diciamo. E allora ho detto, ma forse tra i miei amici, no? Tra i miei ti sei detto che massa di ignoranti, no? No, mi sono detta, no, mi sento un po' isolata. Alla fine, cioè, a me di parlare di altro interessava anche poco, cioè va bene una battuta, ma non passarci la giornata. E quindi ho detto, vabbè, proviamo a vedere, magari a qualcuno servono le stesse informazioni che cerco io, no? Perché poi, fra l'altro, il problema era quello che io. Sì. Pur vivendo a Milano, che offre tantissimo, non avevo la percezione che fosse facile trovare le notizie che mi interessavano, quindi tutto quello che riguardava mostre, musei, insomma manifestazioni di questo tipo, sono un po' blindate dentro siti particolari, cioè bisogna seguire il sito del ministero, bisogna seguire i siti dei musei, però non sono di così facile fruibilità. E quindi ho detto, va, magari qualcuno può trovare utile il fatto che io segnali queste cose. E in parallelo c'erano delle mie piccole ricerchine, delle cose che voi sapete nei PC si disperdono con una facilità incredibile, vivono di vita propria, no? Quindi finiscono in cartelle. Poi con il cloud è ancora peggio. Ecco, quindi finiscono in cartelle su hard disk bruciati che poi non trovi più, cose così. Ho detto, boh, senti, incominciamo a metterle qua, magari qualcuno se le legge, giusto per addormentarsi. E poi invece mi sono scontrata con la volatilità di Facebook, no? Perché ovviamente le notizie poi scorrono, passano, non riesci a riprenderle, quindi pochissimi giorni dopo è nato anche il sito, e che le due cose sono andate abbastanza di pari passo, e niente, poi da lì questa storia viva è diventata sempre più viva. Questa storia viva che ricordiamo, che non l'abbiamo ancora detto, ridendo e scherzando, da insomma tre anni e mezzo, poco più, siamo arrivati ad avere quasi, ormai ci siamo veramente, siamo quasi arrivati a questo traguardo di 30.000 like, coraggimi se sbaglio, 29.000 rotti ormai. Quindi insomma, prendendo questa unità di misura, come dico ogni tanto, che vale fino a un certo punto, però intanto è un numero che ci dà una qualche indicazione, diciamo che sì, qualcuno che segue la storia c'è, e qualcuno diciamo che si sta appassionando, perlomeno si sta avvicinando anche a tutto ciò che tu posti sulla pagina. Cioè, tra l'altro ho notato, come dicevi anche tu poco fa, la quantità. Pronto? È un attimo. Ecco, vai Luca, un attimo. Vai Luca. Ti stavamo perdendo, ci siamo. Dicevo, non so quando è che ci siamo persi la comunicazione. La quantità, mi dicevi. Esatto, la quantità di eventi, di informazioni e quant'altro che si trova sulla tua pagina, e mi viene quasi a dire che è un aggregatore di eventi, perché effettivamente solo scorrendola si può avere un'idea di quante cose, di quanti eventi anche si facciano, tra le evocazioni storiche e non solo. Veramente è tutto molto interessante, ma sei un fiume in piena effettivamente, perché hai preso la parola e mi fa piacere, perché vuol dire che hai tanto da dire. Però difatti, dopo questa prima parte di trasmissione, mandiamo il primo stacco musicale. Testa di caso mi ha passato questo brano, faccio un piccolo inciso, lo dico per anche per gli ascoltatori, tutti i brani che manderemo questa sera sono brani sotto licenza Creative Commons, che è una licenza libera e fruibile a tutti. Noi chiaramente come Radio Science ci teniamo molto a sponsorizzare, a mettere in primo piano brani tratti da artisti indipendenti o comunque emergenti. Chiusa parentesi, questa sera ascoltiamo
quest'artista che non conosco, quindi adesso testa di casa, magari se ci vuoi dire anche qualcosa l'ascolto volentieri. Intanto ascoltiamo le note di il brano che si chiama Candids, la band si chiama Candids, il brano è Endless Sky. Il mio inglese vedo che fa passi da gigante e la prossima volta mandamelo in Swahili questo brano, che faccio una figura migliore di quello dell'inglese. Testa di casa, ci sei o ci hai già abbandonato nei nostri meandri? Brano partito! Perfetto! E ritorniamo in diretta sempre su radioscience.it, mi stavo già impappinando, e sempre chiaramente con Social Evolution. Avete appena ascoltato questi artisti, una band francese, loro sono i Candids, musica indipendente. Spero vi siano piaciuti, visto che l'ha selezionati il buon testa di caso, quindi se c'è qualcosa che non vi piace prendetevela con lui. No, 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 no.
che in realtà è stato Saiuz. Ah sì, apparentemente vi state passando la patata bollente, ho capito. Detto questo, ritorniamo chiaramente con Elvira, che questa sera ci sta raccontando come è nata la storia viva, la pagina Facebook che abbiamo selezionato, usiamo questa parola, questo verbo, selezionato, come se noi potessimo mai selezionare qualcosa, e quindi ci stava appunto raccontando come è nata, anche quanto tempo fa è nata, e insomma di come questa sua passione nel tempo abbia portato veramente non solo a fare questa pagina Facebook, che effettivamente, correggimi se sbaglio Elvira, ma è una delle tante attività che fai collaterale appunto alla tua passione. Tra l'altro, ho visto che hai anche un bel sito web, lo gestisci tu, come sì, la storia? Sì, lo gestisco io. E forse scorrendo la pagina del Chi Siamo avete visto qualche altro nome di collaboratori, sono tutte persone amiche che collaborano veramente occasionalmente, perché a me piace moltissimo dare spazio a delle ricerche, dei lavori, degli studi di altre persone, ma poi comunque materialmente il lavoro, insomma, lo faccio io anche nei ritagli di tempo, insomma, quando si può. E anche la pagina, perché va un po' gestita al volo, cioè escono notizie, escono informazioni, e quindi bisogna essere lì. Insomma, infatti scusami, mi hai veramente anticipato, perché dalla mole di robe, di informazioni che trovo sia sulla pagina ma anche sul sito, cioè veramente mi rendo conto che seguire tutte queste cose da sola non deve essere poi così semplicissimo, perché effettivamente devi essere molto puntuale e costante. È meno difficile di quanto sembri nel momento in cui riesci ad entrare in una rete, cioè sì, a creare delle connessioni, sì, perché sì, comunque ricevi, comunque instauri dei rapporti con delle pagine, ma soprattutto con delle persone che fanno attività, sì, e quindi ricevi poi i loro comunicati stampa, e quindi diventa un po' più automatico. Ci sono poi degli alert che puoi attivare per essere informato di determinate notizie, soprattutto in lingua inglese, c'è tantissimo materiale in lingua inglese, e siccome però il mio obiettivo è quello di divulgare veramente all'ampissimo raggio, quello che è in inglese tu sul mio sito lo troverai tradotto, e questo è la parte che mi occupa più tempo. Quando traduco degli articoli, chiaramente fatico ad essere tempestivissima, ed è su questo aspetto che per esempio una persona in particolare mi aiuta, chiaramente glielo devo mandare, devo riceverlo, ma insomma il lavoro più complicato alla fine è quello lì. La cosa che mi piace fare di più sono le ricerche, su quello serve più tempo, però sono anche le cose che faccio veramente ancora solo per me, nel senso che sì, sì, mi piace poi condividerle, ma soprattutto perché così le ritrovo, come dicevo prima, e non le disperdo nel PC. Effettivamente poi sì, ti sei creata il tuo cloud, tra virgolette. Effettivamente mi piace anche questa parentesi, no, sul tempo che sai che impieghi a gestire tutto quanto, perché va bene la passione, ma poi effettivamente quando devi mettere, no, devi gestire tutte queste cose, devi veramente essere sul pezzo. E bello anche l'aspetto del translate, di questa traduzione che fai tu per gli internauti. Questo è veramente è un di più, ecco, veramente un bel di più. E nel fuori onda ti stavo dicendo qualcosa che, ah sì, giusto, ci hanno scritto già un ascoltatore, Federico, che saluto. Federico è un nostro affezionato ascoltatore che segue spesso questa trasmissione. Intanto ciao Federico, ti ho salutato, ha scritto tipo 20 minuti fa, no, scherzo a parte, però tra una cosa e l'altra non gli ho ancora dato spazio. Innanzitutto ti fai complimenti, pagina molto interessante, mi chiedevo se sia mai successo qualcosa, insomma qualche curiosità carina oppure no all'interno della pagina, cioè in questi anni se c'è stato qualche evento, caso da raccontare. Ma le cose carine sono tante, e talmente tante che ho dovuto anche cercare di mettere un freno. Per esempio,
gli italiani sono un popolo di scrittori e un sacco di persone mi chiedeva l'indirizzo per mandarmi libri e qualcuno l'ha anche fatto, e dopodiché ho smesso di dare l'indirizzo, chiedendomi recensioni. E qualcuno ha anche mandato dei carinissimi omaggi. Ecco, questa è stata una cosa che mi ha colpito molto, perché mi ha dato proprio la sensazione di gente che comunque, a prescindere dal percorso scolastico, dagli studi, si è impegnata tantissimo nel fare delle ricerche, nello scrivere questa storia che aveva nella mente, che è una cosa molto vicina a quello che provavo io, ma a prescindere poi dai risultati, perché io non sono un critico letterario, non ho nessuna autorità in questa materia, e che desiderava in qualche modo farsi conoscere, perché sappiamo anche come è messa l'editoria da noi, è un po' problematico, e quindi mi hanno fatto molta tenerezza. Qualcun altro mi ha chiesto di mandargli invece del materiale. Tantissimi mi chiedono bibliografie, materiale. Tante volte, devo dire la verità, devo studiare per mandargliele, perché insomma nessuno è un tuttologo, qui poi appunto non è il mio mestiere, voglio dire, però lo faccio sempre molto volentieri, perché un'interazione di questo tipo è quello che desideravo poi alla fine, nel senso che io propongo, mi rendo disponibile, insomma, però chiaramente non sono un professore, non sono un docente universitario, non sono un archeologo, quindi però mi dà la sensazione di darsi una mano, ecco, cioè mi dà proprio la sensazione di voler studiare insieme. Questa cosa mi piace tantissimo. E diciamo, ti daranno, visto che a me la danno, dato anche degli sportini, la laurea d'onore. Aspetta che qualcuno ci sta bussando alla porta. Saius. Toc, toc. Vuoi sfondare la porta? No, la sto sfondando. Benissimo. No, ho scoperto una cosa. Tramite la storia viva, che Ovidio fece un trattato sulla cura della bellezza o qualcosa del genere, vero? Insomma, l'hai scritto, hai messo un post il 12 giugno su questa cosa. Non credevo che Ovidio fosse così, diciamo, come devo dire, acciso, preciso nel, nel parlare. E qua ti devo dire che non è un mio articolo, quindi non l'ho condiviso da una pagina che stimo moltissimo, di cui conosco anche alcuni gestori, anzi il fondatore. E devo dire che è una pagina veramente accurata, molto ben fatta. E mi riallaccio un attimino al discorso che facevamo prima: ci sono tantissime pagine di storia, è vero, ed è un bellissimo segnale. Ci sono tantissime pagine che hanno 10 volte i miei iscritti, quindi magari operando su fronti diversi, cioè usando magari dei post molto brevi, molto concisi. Io le chiamo pillole di storia. Oggi è successo, è nato, è morto l'anniversario di, che hanno un gran, e queste pagine in particolare hanno un grandissimo successo, perché costringono meno il pubblico alla lettura, ovviamente, cioè l'immagine che cattura l'attenzione, poi queste informazioni fugaci. Ci sono dei proprio studi a riguardo, esattamente, sono molto diffuse. Io non seguo questa strada, ma va benissimo, perché siamo complementari, nel senso che se poi vuoi approfondire dei lunghissimi articoli, diciamo, quando scrivo tendo a scrivere tantissimo, ok, ti vuoi prendere una serata per leggerti un argomento. Se invece sei in metro e ti annoi e comunque vedi una cosa interessante e l'acquisisci, va benissimo. Sono linguaggi diversi, fondamentalmente. Ritornando al contenitore di eventi, in realtà gli eventi sono ancora di più,
ma sono tantissime, è impossibile starci dietro. E c'è un'altra pagina che si chiama Feste Celtiche & Co, di un caro amico, che invece li insegue veramente tutti. E io ho anche smesso di segnalarne alcune proprio per questa, diciamo, questo fair play tra pagine, nel senso che giustamente, cioè, c'è lui che fa tutto. No, no, ma è giusto, ma cioè, ci mancherebbe, veramente non si potrebbe. Io segnalo quelli che sono più nel mio ambito di interesse e comunque, se posso, rilancio quelli degli altri, perché è corretto che anche loro abbiano il loro pubblico, insomma, no? Ma è giusto così. Cioè, qua non stiamo facendo le gare, insomma, alla fine non ci guadagna niente nessuno, esatto. Stiamo facendo tutti per passione. Non vedo perché pestarsi i piedi, cioè. No, infatti hai dicendo cose certamente. Scusa, vedo che c'era ancora Saiuz. No, perché ce n'è un'altra, insomma, lasciami che per me la chicca, perché ho scoperto che l'essere umano è un essere inferiore già da 11.500 anni, no? Perché già 11.500 anni fa, grazie a te che hai postato questa notizia sulla Storia Viva, mi hai fatto insomma sapere che 11.500 anni fa già gli uomini stavano modificando l'ambiente, quindi insomma già tentavano di distruggere l'habitat naturale, insomma. Anche quindi quelli, già non è una cosa di oggi, ecco. Però grazie, no. Insomma, perché non lo sapevo io, insomma, c'è stato questo canotaggio. Sì, non è una bella notizia da dare, in effetti. Sì, però è importante. Comunque la scoperta è stata fatta dai geologi israeliani, no? Pubblicità progresso, dai. Okay. Ah, vabbè, no, ma è la cosa che mi avevo colpito. Vi lascio dialogare, anzi, se vuoi mandare poi un brano, fate Vobis. Grazie. Va bene. Fantastico, quindi Saiz fa così, entra a gamba tesa. No, ma è fantastico, mi fa piacere che mi abbia letto. Sì. No, come ben vedi, no, è anche un po' il suo spazio, se vogliamo, perché devi sapere che giustamente quando vado, piccola parentesi, quando andiamo un pochino a invitare amministratori di pagine, è normale che ce le guardiamo, ce le spulciamo, eccetera. Lui invece no, lui giustamente fa tutt'altro, quindi se le scopre con noi, no? Con adesso lì alle 22 inizia a guardarsi la tua pagina, effettivamente pensa, guarda quante curiosità gli hai dato in pochi minuti. Questo è veramente una cosa interessante. In tutto questo ci stai dando veramente tantissime informazioni e questo ci piace molto, te l'ho forse detto anche prima. Una cosa che è arrivata adesso dalla chat, una domanda che è arrivata dalla chat, un anonimo, magari poi chiedo all'anonima di presentarsi, così magari lo citiamo anche, ci chiede: c'è un periodo storico che preferisci maggiormente e se sì, perché? Ecco, questa è una bella domanda per chi come te ha passato in storia. Sì, c'è un periodo storico che mi appassiona di più e chi mi segue penso che non ne possa già più di questo. Posso dirlo io? Posso dirlo io? Certo, dillo. Sicuramente sbaglierò, i Longobardi quell'epoca. Ma guarda, c'è già la copertina. Allora, diciamo che ti piace vincere facile, no? Okay, va bene. Dai, vai pure. Ho vinto qualche cosa? Guarda, se vuoi ti mando una maglietta. Grazie mille, parte. Grazie. Anzi, te la manderò di sicuro. Ascoltate, no, sì, l'alto medioevo perché non l'ho studiato a scuola, perché non ce l'hanno raccontato, perché il retaggio di determinati periodi storici ce l'hanno proprio distrutto, no? Questo alto medioevo l'hanno ridotto. Invece io amo in particolare i periodi di transizione. Quello è stato il nostro più grande periodo di transizione. E quando vado in giro ne cerco sempre le tracce. C'è una mia cara amica con cui amo fare delle vacanze culturali, diciamo così, che mi prende in giro perché mi dice: oh, guarda che bel palazzo, 1500, ah no, per te è troppo recente. Perché per me, insomma,
incomincia ad assumere un fascino incredibile tutto quello che sta prima del 1000, insomma. Esatto, bravo, infatti sto dicendo tutto ciò che è dopo il 1000 ormai non ha più... No, vabbè, insomma, è trito e ritrito, no? Anche perché effettivamente parlando appunto di rievocazione, di manifestazioni, di conferenze e convegni, è facilissimo trovare... materiale sul tardo medioevo, che per noi, cioè, in Italia è stato meraviglioso, poi col Rinascimento eccetera. Io in realtà poi sono originaria del Veneto, quindi io ho vissuto in città tipo Verona, dove si parlava solo di periodo romano, bellissimo, o di Scaligeri, ok, ma di quello che c'era in mezzo non si parla mai. Manca un pezzo, esatto. E quindi, siccome mi piace complicarmi la vita, mi piace scoprire, mi piace studiare, vado a cercare le cose che sono un po' meno alla luce del sole, no? Poi ve le racconto, che mi piaccia o no. E quindi, però vedi, chi piace o no, però piace, perché effettivamente continuano a seguirti. E tra l'altro continuano a seguire. Ah, giusto, una cosa, non l'abbiamo citato, perché ci tenevo, perché effettivamente è una pagina che ho scoperto con te, con la tua pagina, scusa la ripetizione, aggiornamenti storici, quella, esatto, appunto quella bravo, pagina che citavi prima. Sì, è vero. No, perché ne abbiamo parlato, ma non l'abbiamo nominata, allora mi sembrava carino. Ed è una pagina che, se ci pensi, adesso non ho visto quando è nata, però penso che mi ha stuzzicato. Probabilmente, esatto, probabilmente mi sa che inviterò anche loro. Se prossimamente. Te lo consiglio. È veramente fenomenale. Adesso, senza non lo togliere la tua, per l'amor del cielo, allora. No, però effettivamente è fenomenale. Che devo informarmi un po' di più. Adesso poi ci arriverò. Ci arriverò poi, perché è una pagina che è nata tipo già un annetto fa, quindi sai, ci sta che possa avere anche un certo successo, se vogliamo, usiamo questa parola. Ci sono persone preparatissime, ti posso assicurare, dei giovani rispetto a me, molto molto bravi. Ce l'hai questa cosa di... No, non ti preoccupare. Ma non è che mi preoccupo, no, però è la verità, nel senso che io... In questo ambiente mi sto ritrovando, cioè, allora no, non è un problema che loro sono giovani, è che io sono nata troppo presto, no? E sono nata troppo presto per questo periodo che è attuale, che appunto vede una rinascita, soprattutto della rievocazione, scusate se ne parlo ancora continuamente, ma in un'ottica molto più rigorosa e scientifica. Cosa che ai miei tempi non c'era, e per me è stato un enorme piacere riuscire a collaborare con questi gruppi, che sono composti di ragazzi preparatissimi, laureati in discipline appunto relative all'archeologia, alla storia, alle lettere, cioè tutta gente che ci ha studiato, ci ha fatto tesi e che se la porta dietro comunque come hobby, che vi assicuro occupa tutto il tempo libero, e questo bellissimo sotto vari punti di vista. Per cui questa dell'età è un po' una battuta che faccio continuamente, perché mi sento un po' la mamma di tutti, insomma, potenzialmente la mamma zia, di dai, la zia, no? Okay. No, effettivamente dai, però è anche bello, cioè, da un certo punto di vista forse fa anche piacere sapere che che chi se ne dica, no? Anche per quello che riguarda l'istruzione primaria che ci viene fornita alla scuola, comunque qualcuno rischia ancora ad appassionarsi, soprattutto quindi a anche a approfondire la materia, le materie e quant'altro. Sento in cuffia che Tessa di caso mi avvisa che è anche giunto l'ora di mandare il secondo e direi anche l'ultimo brano questa sera, perché poi dopo quando ritorneremo in onda chiaramente andremo fino alla fine. Ridendo e scherzando, Elvira, sono già le 22:41, quindi come vedi è una chiacchierata in cui veramente ci stai raccontando di tutto di più, e quindi veramente tanto di cappello. Mandiamo quindi il brano, che è Candids, sempre questa band francese che ha, se ho capito bene, alla fine ha selezionato Saius, mi pare di capire. Il brano è anche un brano estivo, si chiama Summer. Vai, testa di caso. L'abbiamo perfetto.
sing as you frown. When I wanna be with you, play the ever-aging socks. You place your life into a balloon. When I wanna be with you, you say for everything there's a time. It's deadly torture in my mind. When I wanna be with you, you're somebody you want the summer. You're somebody you want the summer. E dopo l'ultimo stacco musicale di questa sera, avete chiaramente ascoltato ancora loro, i Candids con Summer. Ritorniamo in diretta sempre su Radio Science, sempre con Social Evolution per quest'ultimo ultimo pezzo, ultima parte di trasmissione. Siamo già alla fine, è incredibile questa sera come sia volata. Ci ha fatto intanto, facciamo un pochino un riepilogo della puntata, la storia viva, no? Con Elvira che ci ha raccontato come è nata questa pagina, che cosa potete trovare su questa pagina e veramente anche quanti collegamenti con altre pagine con le quali collabori abbiamo anche avuto modo di trovare e scoprire. Tra l'altro, a proposito di collaborazioni, con quante pagine collabori? Perché effettivamente ce ne sono diverse con le quali ti scambi informazioni, post e quant'altro. Il numero non te lo so dire, anche perché io faccio frequentemente delle scansioni di ricerca su Facebook, le seleziono, le seguo un po' e poi magari a volte non mi ci ritrovo particolarmente per contenuti, sì. Perché è facile anche sforare nel misterico, nel fantasy, sono tutte cose che mi piace leggere, però che non mi va di proporre, cioè non sono il mio taglio, ecco, in qualche modo, sì. E quindi le seguo per un po', però magari non le condivido. Poi altre pagine che sono appunto le mie preferite, in cui in realtà non c'è una collaborazione, nel senso che ci si siede a tavolino e si decide, no? Però
nel puro spirito di Facebook si condivide e poi magari ti arriva il ringraziamento, poi si scambiano due parole, però si può anche seguire questa strada in modo parallelo senza avere legami stretti, insomma, sì, di collaborazione. Quando piace una, la tieni, diciamo, sotto osservazione, e quando ti piace un contenuto lo rilanci. Qualche volta quindi succede anche, sì, il reciproco, qualche volta no, dipende dai tagli delle singole pagine, giustamente, cioè poi non si offende nessuno, se, è giusto così, altrimenti saremmo tutti dei cloni. No, infatti, ci faccio anche. E una delle cose che ho notato nella tua pagina è anche questo, il rapporto con i fan, nel senso che vedo che nei post, al di là dei like, va bene, ma anche i commenti che scrivono sono anche interessanti, perché cercano anche di dare quel valore aggiunto al post, nel senso consigliano dei libri piuttosto che è anche bella questa come cosa, secondo me, nel senso che c'è anche un bel rapporto al di là del numero, no, di questo like totale della pagina. Ma sì, ma infatti poi la cosa positiva è quella, no? Cioè, perché altrimenti è monodirezionale, unidirezionale, avrebbe stancato anche me. Ah, certo. non è così stimolante, no? Poi dopo ci sono degli stimoli un po' troppo forti, a volte mi è successo di dover bannare qualcuno, ma proprio come ultima spiaggia, ma sono stati casi rari. In generale chi interviene sono persone preparate, interessate, che propongono, appunto, è molto positivo, imparo tanto anch'io, cioè mi danno tanti spunti e mi fa veramente piacere, insomma. Alcuni li conosco appunto di persona da prima, altri li ho conosciuti tramite la pagina anche di persona. E devo dire che anche umanamente è diventata una gran bella esperienza. Ci credo. Ti faccio l'ultima domanda degli ascoltatori che è arrivata adesso in chat, dopodiché andremo. Ti farò giusto le ultime due in scaletta, diciamo così. Un anonimo ci scrive sempre sulla chat di Radio Science: hai mai letto Ivanhoe? Cosa ne pensi? È un libro che si può dire metà tra lo storico e la leggenda. Sì, allora l'ho letto quando ero bambina, devo ammettere, sì, che non l'ho riletto. No, anch'io sto pensando che un bel po' di anni fa per me, quindi ti capisco. Però sì, cioè sono i libri più belli, sono quelli che ti fanno sognare, esatto, sì, infatti pensavo la stessa cosa. Allora, secondo me sono un bellissimo punto d'ingresso per la storia, come dicevo prima, no? Ci sono tantissimi scrittori o aspiranti tali che amano romanzare la storia, ma proprio perché comunque mancano dei pezzi, sì, scientificamente parlando, e quindi è bello, è facile e è indispensabile, sì, romanzare, ed è un bellissimo punto d'ingresso perché soprattutto in giovane età ti appassiona in un modo che è non tanto intellettuale quanto viscerale, quanto sentimentale, no? Sì. Diciamo in senso lato, a qualcosa. Poi chiaramente si può rimanere lì, oppure si può tentare anche di approfondire, di capire veramente, ma questo personaggio è esistito, cosa ha fatto davvero. Cioè, faccio l'esempio classico di Re Artù. Sì. Cioè, sì, chi, esatto, non ti è innamorato, sì, di Re Artù in tutte le n.000 versioni, sì, sì, esatto, traduttorie tra loro, è così, insomma, è un sogno che in qualche modo comunque ti porta ad avvicinarti a qualcosa di diverso dalla banale quotidianità, sì, no? E questo ti fa anche capire come a volte bisognerebbe, adesso non voglio fare il professorone che non sono minimamente, ma pensavo a quello che dicevi nella prima parte della trasmissione, quando abbiamo toccato di sfuggita l'argomento scuola, che effettivamente sì, bisognerebbe anche appassionare questi baldigioni, perché se ci pensi tu ti sei appassionato, non ti sei appassionato a scuola,
no, ti sei appassionata per conto tuo, nel senso che ci hai raccontato appunto come è nato tutto e qual è stata anche la scintilla, se vogliamo, eccetera. Quindi sì, talvolta bisognerebbe forse sì andare, caduto il microfono, passare diciamo per quella strada, ecco. La scuola potrebbe fare qualcosa in più, no? Cosa dici? Beh sì, beh, storia e geografia in questo periodo, non, cioè io ho due figli che adesso sono belli grandini e hanno superato la maggiore età, però devo dire che la loro preparazione mi ha sempre deluso, ma cioè, no, i programmi che seguivano e come venivano svolti. Ovviamente finché li ho avuti in gestione diretta sono riuscita anche a integrare, sì, e anche con delle belle soddisfazioni. Poi si sono stancati di sta storia, mamma basta, sono dedicati. Mamma basta, ci prendono in giro a scuola, no? Ma sono successi anche episodi curiosi a riguardo, però va bene, insomma. Quindi, no, per esempio, dimmi uno, dai, telegrafiche, giusto? Ma guarda, io quando facevo rievocazione tanti anni fa, i bambini erano piccoli, facevo rievocazione celtica e ho portato i miei figli a una conferenza perché era contestualizzata all'interno di una grande manifestazione rievocativa, quindi loro si divertivano e hanno scoperto che le spade venivano piegate ritualmente e sepolte insieme al guerriero, perché nella spada c'era l'anima, eccetera, c'è tutta una bella spiega. Ci è capitato dopo pochi mesi di andare a visitare una bellissima mostra a Venezia, dove davanti a noi c'era un gruppo con una guida che spiegava che la spada era stata piegata perché così i ladri non l'avrebbero portata via. Il mio figlio più piccolo, che aveva qualcosa come 7-8 anni, a voce altissima fa: non è vero, è una piegatura rituale. Si sono girati tutti, io mi sono vergognata e c'è stato uno scroscio di applausi. No, la guida ci ha guardato malissimo. Ah, ci credo. Non potete più, Venezia vi hanno cacciato. No, vabbè, comunque bella questa, no, comunque vedi che è incredibile, no? Come il bimbo abbia assorbito questa informazione e però se la sia ricordata, è bellissima questa cosa. No, è bella storia. Accidenti, che l'anno scorso mi è caduto l'occhio sull'orologio. Qua stiamo andando veramente quasi fuori. Ti faccio una domanda molto banale, se vogliamo. Nata la pagina, in realtà, è nata nel 2013, ma la passione è molto prima. Dalla pagina si è arrivata al sito, si è arrivata, c'è di tutto, collaborazioni, like, quantità esagerata di like e quant'altro. Ma adesso la storia viva, dove vuole arrivare? Cosa vuol fare? Cosa diventerà? La storia viva continuerà finché posso fare quello che sto facendo, ma mi sto iniziando a interessare di organizzazione di alcune manifestazioni, sempre con l'aiuto fondamentale dei gruppi appunto di rievocazione del periodo che mi interessa, quindi dell'Alto Medioevo, in particolare appunto Longobardi. Sì. E magari, chissà, fra un po' leggerete qualche notizia. Insomma, mi piacerebbe tanto, sì, lo stiamo iniziando a fare, vediamo come procederà, insomma. Questo già avere in qualche modo anche un obiettivo, no? Il domani cosa fare, perché al di là della vita di tutti i giorni questa passione sta andando forte. Quindi dai, ti auguro veramente il meglio. Io direi che, no, perché sempre il discorso orario, non che abbiamo dei tempi stringenti, sia chiaro, però comunque ci piace cercare di essere puntuali, ormai i nostri ascoltatori si sono abituati alla nostra puntualità. Cioè, avrei molte domande da fare, ma te ne faccio solo una, visto che ormai stiamo andando, diciamo, verso i saluti finali del programma. Io ti lascio la parola, perché immagino che vorrai, se non vuoi aggiungere altro, chiaramente so che tu vorresti aggiungere molto altro, molto altro. No, scherzo, no, quindi lasciandoti la parola chiaramente per questi saluti finali, ti chiedo anche di consigliarmi, dopo i saluti, chiaramente una pagina che appunto io provvederò a scuriosare, venire alla parola, e eventualmente appunto invitare in trasmissione, come ho fatto con te, con la tua pagina. Dai, ti lascio la parola se vuoi salutare appunto gli ascoltatori, i tuoi fan, non so che altro.
Io ringrazio soprattutto voi e faccio anche a voi i miei complimenti perché non vi conoscevo. Questa è una delle occasioni che la pagina mi ha dato e adesso sicuramente vi seguirò e mi siete piaciuti tanto. E vabbè, chiaramente ringrazio chi mi sta ascoltando, i miei fan sicuramente, pensavo che sareste stati molto meno, grazie. E chi mi ha fatto le domande, anche gli anonimi che non posso nominare. Io ti vorrei suggerire, va bene, abbiamo già parlato, la pagina, sì, di aggiornamenti storici, magari non arrivi in rapida successione perché forse i vostri ascoltatori vorranno cambiare un po' argomento, però io credo che sia veramente una grandissima pagina e vorrei suggerirvi quella. Perfetto, perfetto. Allora tu rimani lì, non riagganciare, passo la parola a Saiuzzo, che immagino anche lui vorrà salutare te e anche gli ascoltatori. Prego, Saiuzzolo. Grazie Luca, io ringrazio la Storia Viva, insomma mi sono visto un po' tutta la pagina. Volevo fare un'altra domanda, però non volevo interrompere, no, non volevo interrompere, però che perché insomma c'è da dire, ci sono molte informazioni su quella pagina, ho visto soprattutto di eventi anche, quindi che una persona può andarsi anche a vedere. Quello è meraviglioso, perché l'informazione anche in quel campo è molto importante. Ringrazio tutto il condominio di Radio Saiuz, insomma circolare, un abbraccio circolare che faccio a tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato. Non posso invitarvi a bere una birra, però facciamo finta che l'abbiamo bevuta, dai. E ci risentiamo la prossima settimana. Okay. Perfetto. Allora. Ciao ciao. Se testa di caso è con noi o non so dove sia, magari se vuoi dare un saluto telegrafico, se no mi accodo anche ai saluti, okay, a tutti quanti, a tutto il condominio. Perfetto. Baci e abbracci. Sembra che sei tipo nella tromba delle scale, dalla voce. Bella questa cosa, c'è il rimbombo. Cioè, i casi sono due: o la tromba delle scale o la toilette. Ma sai che è stato cacciato di casa, capito? Per questo. Ah, ecco, cioè, vedete, è con il computerino tipo al quarto piano. No, va bene. Sull'androne, dai, scherzi a parte, dai, che siamo venuti alla fine. Rubo la parola a tutti. Io ringrazio chiaramente Elvira della Storia Viva, che veramente ti ringrazio per due motivi. Il primo motivo è banale, perché sei stata disponibile per questa chiacchierata più che intervista, e la seconda è chiaramente perché ci hai dato tante nozioni, informazioni, ci hai anche raccontato, ci hai fatto anche vivere il tuo percorso che ti ha portato appunto a questa Storia Viva, insomma, e tutto il resto. Veramente complimenti, speriamo veramente. Io, è una di quelle pagine che, come faccio e dico, terrò d'occhio, nel senso che sono proprio curioso di vedere fin dove arriverai. Chiaramente ringrazio tutti gli ascoltatori che questa sera ci hanno seguito, chi ci ha scritto e anche quelli che ci seguiranno, nel senso che questa puntata sarà messa sul podcast di radiosaiuz.it, trovate sia sul sito con il link oppure direttamente sul canale YouTube, direi da domani / dopodomani, mentre direi che al termine di questa puntata tra pochissimi istanti sarà già disponibile su Facebook, perché se non ho fatto una gaffa direi che Saiuz sia riuscito a farci andare anche sulla pagina Facebook, quindi potete comunque condividere, ascoltare, guardare, criticare, no, quello no. Scherzo a parte, direi di aver salutato tutti, saluto chiaramente Saiuzzolo, perché ricordiamolo sempre, grazie a lui che Radio Saiuz ha giusto qualche contenuto, quindi dai, veramente un grazie di cuore che ci dà la possibilità a tutti noi collaboratori appunto di avere il nostro spazio e insomma di conoscere persone come Elvira e pagine come la Storia Viva. Grazie ancora, noi ci aggiorniamo a giovedì prossimo, chiaramente torniamo sempre qui, sempre su Radio Saiuz, sempre con Social Evolution. Ci sarà una nuova pagina completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto questa sera, ma non vi anticipo nulla, dovrete seguirci sulla pagina Facebook. Grazie ancora, Elvira, rimani un attimo collegata, buonanotte e ciao.